Il progetto Artena sbarca nel Tempio dello Shopping, l'Outlet Fashion District di Roma Valmontone. Il gazebo allestito è di fatto il primo passo concreto per una promozione turistica del territorio artenese attraverso i suoi prodotti gastronomici e non solo. In questa occasione, inoltre, è stato presentato il corso di formazione per degustatori di birra e mastro birraio, che si terrà sempre ad Artena a partire dal 27 febbraio. Sono l'assessore Marcello Bruni, assessore all'urbanistica del comune di Artena. Da subito mi sono reso conto dell'immensa potenzialità di questo centro storico, una città che è rimasta così ferma e che appunto offre delle potenzialità enormi. Il progetto Artena dovrà senz'altro essere sostenuto dall'amministrazione e attraverso intanto trovare degli ambienti dove loro possano riunirsi e dare sfogo alle loro iniziative, che sono eccellenti. Le cose da fare sono tantissime. Insieme a Stefano Serafini dell'Istituto di Bioergonomia abbiamo pensato tante cose da fare. Loro hanno iniziato subito quest'anno con un campus universitario. Abbiamo intenzione di fare un cantiere scuola, come si faceva una volta, per insegnare le tecniche della tradizione dell'arte muraria. Stiamo pensando a un concorso di progettazione internazionale per studiare gli accessi al centro storico. L'amministrazione può fare molto. Diciamo che noi siamo tutti compatti, l'amministrazione è molto coesa attorno a questo progetto. Abbiamo appunto deliberato, abbiamo cercato di dare un sostegno anche nella nostra piccola possibilità economico all'iniziativa. Pertanto ecco, ci aggiorneremo dopo le feste, subito per pianificare dei nuovi interventi come molto, molto interessanti come questo. Mi chiamo Simone Rota, faccio parte dell'Associazione Degustatori di Birra Artigianale, sono il vicepresidente dell'associazione. Ci occupiamo di promuovere la birra artigianale in tutto il territorio, regionale. Negli ultimi anni stiamo riscontrando appunto questa continua crescita del settore birrario artigianale. Consideriamo che fino a non più di 6 anni fa c'erano soltanto 40 birrifici artigianali in tutto il territorio nazionale e in questo momento siamo arrivati già a 440 birrifici, per cui assolutamente il trend è in continua crescita e la birra artigianale sta occupando livelli di mercato notevoli e assolutamente di rispetto nei confronti della birra industriale. Insomma, la birra artigianale è un prodotto che richiama pubblico, soprattutto pubblico giovane, quindi pubblico che ha iniziativa, spirito di iniziativa e intraprendenza, per cui senz'altro aiuterà lo sviluppo del territorio. I corsi di degustazione cominceranno ad Artena a partire da febbraio, il corso si articola in 14 lezioni e diciamo, gli argomenti della lezione vanno dalla degustazione vera e propria fino anche lezioni di produzione birraria. Il corso è tenuto da operatori professionali del settore, quindi mastri birrai già affermati. Queste appunto 14 lezioni finiranno con un esame finale che darà la possibilità di appunto ottenere un diploma di degustatore professionista qualora appunto il corso termini con l'esito positivo.